Saggio, subito Canossa in attacco, ripiega Petrilli e calcio d'angolo per il Canossa, battuta Zarilli, subito tagliato il cross al centro e arriva il vantaggio del Canossa. Faed a terra. Si alza, si sposta sulla destra, è rimasto Petrilli completamente smarcato, va ora 20 al tiro, a giro arriva il gol, una grandissima punizione di Nicolas Venti. Teniamo la battuta, il direttore di gara che si avvicina alla porta, Ferretti contro Dragonetti, parte Ferretti. Il tiro sotto la traversa e arriva il 2-1 che ha portato in vantaggio il Canossa. Attenzione qui a Venti che tenta il tiro e arriva il 3-1 del Real San Paolo. E arriva la doppietta personale di Nicolas Venti. Ancora tre quarti offensivi di destra Canossa. Petrilli, palla al piede, c'è Ferretti largo sulla destra, ignorato, lancio per Venti che scappa alle spalle di Zottola, ancora Venti all'interno del tiro e arriva il 4-1 armato Francesco in battuta De Amicis, 4 in barriera, parte De Amicis, il tiro spiovente e arriva 4-2, un grandissimo gol del numero 9 del Canossa a replicare. Palla per De Amicis, chiuso molto bene da Fusaro. Corre in avanti per Venti, Zottola su di lui. Uno contro uno, Zottola torna da Dragonetti. Numero di prestigio qui di Dragonetti, in mezzo a due. Perde ora palla e arriva il quarto gol di Nicolas Venti.